Bentornati sul canale di Anime dal Mondo. Oggi devo registrare un fallimento. Ebbene sì, avete capito bene. Oggi devo registrare un fallimento. Un vero fallimento. Sarà un video molto, 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 di più, molto triste. Però dobbiamo renderci conto che può succedere. Questo lavoro. Scusa, può succedere. Dai, scherziamo. Bentornati sul canale di Anime dal Mondo. Sì, è vero, devo registrare un fallimento, ma è un fallimento che ci sta. Nel mio lavoro ci può stare, nel mio lavoro ci sono tante cose a cui non puoi stare dietro e non puoi prevedere, soprattutto perché tanti gusti sono diversi, tante cose sono diverse, ma ci sono anche delle piccole cose da tenere in considerazione. Allora, prima cosa vi parlo del fallimento vero e proprio. Ho realizzato un accessorio per action figure per un utente, per un cliente, mettiamola in questo modo, e che però alla fine non è piaciuto. Il discorso qua è molto ampio, nel senso che tutte le volte che mi chiedono o mi chiedete degli accessori per action figure, io mi vado a informare anche prima se già esiste. La cosa ci sta perché, secondo il mio punto di vista, se una cosa già esiste, potete addirittura acquistarla già fatta, per rendervi l'idea. Se la devo fare io e replicare una cosa che già esiste, se non ho quella cosa, la devo fare da zero e quindi non posso replicarla effettivamente. Però succede così, mi hanno chiesto di replicare, o meglio di realizzare un'arma, non dirò il nome, onde incorrere in qualche sanzione sul canale che non si sa mai. Mi pudeva il naso. Ma vi farò vedere che cos'è e quindi, anzi, adesso la prendo. Così è un'arma, come vi dicevo all'inizio, non vi dirò che cos'è, ma ve la farò vedere nel dettaglio anche con qualche inquadratura precisa. E al cliente sostanzialmente non è piaciuta. Non è piaciuta per svariati motivi, perché forse si aspettava qualcosa di diverso, si aspettava qualcosa di più fatto in produzione, nel senso che una cosa fatta di produzione sapete benissimo che è molto diversa da una cosa fatta artigianalmente, quindi la cosa fatta artigianalmente in sostanza è sicuramente diversa e tra le altre cose costa di più. Perché se io faccio una cosa ed è solo quella e non esiste, è un discorso, ma se io faccio una cosa che già esiste e te la devo replicare, per qualche strano motivo me la fai replicare perché non lo so, non la trovi oppure non la puoi comprare oppure costa troppo, sappiate che una cosa già fatta, anche se costa un tot, fatta a mano, costerà comunque sempre di più. In questo caso io ho specificato all'inizio a questa persona che non garantivo nulla perché ci sono cose che magari non ho mai fatto e nel corso del mio lavoro ci sta, non riesci a fare tutto, non ti è mai capitato di fare tutto all'infinito e quindi insomma gli ho detto ci provo perché non voglio lasciare niente di intentato e poi è tutta esperienza che si fa. E quindi questa è stata un'esperienza. Quello che vi faccio vedere adesso, appunto, come vi dicevo, è un'arma e è questa qui. Ve la faccio vedere così, ma vi faccio passare poi le immagini apposite, appositamente apposta per voi, di quest'arma qui. È un'arma in scala 1 a 6, quindi è lunga circa 2 centimetri e mezzo, molto piccola. Però è per le action figure scala 1 a 6, come le Hot Toys, per farvi un'idea. E però purtroppo al cliente non è piaciuta perché diceva che si vedeva la fattura, insomma, e tutto il resto. Io ho cercato di renderla il più reale possibile, anche facendogli del dry brush, così come si chiama in gergo, per così stimolare i punti di luce e renderla più usurata come arma. Ma purtroppo non è piaciuta. Però questa è una cosa che mi piaceva dirvela semplicemente per il fatto che non ci sono solo gioie, ma
ma ci sono anche dolori, e io di solito non ne nascondo assolutamente nessuno, né i dolori né i piaceri. Ve li faccio vedere tutti se posso, e se riesco a farvi un video apposta ve lo faccio volentieri. Quindi niente, questo è un fallimento, per me è stato un fallimento, un po' perché ci ho provato, non è venuta come desiderava il cliente. La cosa che mi dà più fastidio forse è quella, non aver soddisfatto la persona che mi ha commissionato il lavoro. Ma facendo anche due considerazioni, e cosa che vi faccio fare anche a voi, è che se riuscite a trovare un pezzo, o meglio se esiste un pezzo, è inutile farlo creare poi da un artigiano, perché inevitabilmente vi costerà un po' di più, e quindi è giusto anche che c'è gente come me che magari ci prova e vi dice ok, vediamo come viene il pezzo e poi mi dici, oppure gente che vi dice questo è il pezzo, tu l'hai voluto, adesso lo paghi. Quindi ci sono varie cose da tenere in considerazione. Quindi io sono arrivato alla fine con tutti questi, quindi mi ucciderò da solo, uso questa probabilmente, ma almeno c'ha proiettili piccoli, non fanno male, forse, non si sa mai. Comunque io riappoggio qui l'arma che purtroppo è stato un fallimento per me, ma voglio dire, potrebbe piacere a qualcun altro, quindi se qualcuno magari è interessato mi contatti, sotto trovate i contatti e vediamo di metterci d'accordo, non è un problema. Magari ne avete persa una della vostra action figure e volete rimpiazzarla con qualcosa di simile. Quindi mi raccomando, io come al solito vi rinnovo l'invito a iscrivervi qua sotto al canale, cliccare la campanella, seguirmi tutto sui social che sono qua tutti sotto, perché qua sotto ci sarà di tutto ormai, ci scrivo qualsiasi cosa mi venga in mente. Quindi lasciate pure un commento se vi è piaciuta questa creazione, non dico il nome apposta, se vi è piaciuta questa creazione, se non vi è piaciuta, se avete così consigli da darmi anche su questo. Purtroppo la questione è che è molto piccola e quindi i dettagli si perdono comunque un po', sia fatta a mano sia stampata in 3D, insomma ci vogliono anche quelle piccole accortezze che purtroppo essendo così piccola non si riescono a realizzare, quindi bisogna tenere conto anche di quello. Di produzione è sicuramente diverso. Io vi saluto, è stato un piacere come al solito, e state sempre su Anime dal Mondo. Da Alex è tutto, ciao!